Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 13. Vi racconterò le vloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento al blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleo Contatto. Ciao! Stagione 13, episodio 151. La strategia della rigenerazione di Soros, osservata in prospettiva storica. Ciao! Benvenuti ad un altro episodio di Mio Podcasting. È proprio questo quello di cui parleremo. La strategia della rigenerazione di Soros, osservata in prospettiva storica. Il link per approfondire la lunga bloggata lo trovate in descrizione di questo file. Dunque, che cosa vi posso stare a dire? Dunque, nella mia bloggata, se la andrete a trovare, è praticamente divisa in due. La prima parte è relativa all'industria europea di fronte a una sfida epocale. C'è un bel webinar che io vi consiglio di ascoltare, molto bello. Concordo praticamente su tutto, in particolar modo sull'utilità del modello dei consorzi, di cui io a commento del podcast faccio alcuni esempi, come il consorzio Panavia Tornado, il consorzio per l'EFA Tifone, il consorzio Ariane e anche per lo Scalp Storm Shadow e quant'altro. Dunque, poi c'è una serie di considerazioni di tipo militare. A mio avviso, io come osservatore esterno sono molto critico sul maiale volante F-35, di cui l'ingegnere Pierre Spray, il creatore dell'F-16 quanto della 10, ne abbia a dire peste e corna, per cui Francia, Germania e Spagna sono rimasti fuori praticamente dal poker F-35. L'Italia ci si è voluta buttare, ha speso gozzilioni di miliardi per una serie di aerei di cui 30 ancora non devono ancora essere ricevuti, ma l'aviazione militare già li vuole rottamare, cioè non sono ancora stati consegnati, ma l'aviazione militare italiana si è già iscritta nel progetto Tempest nippo britannico, perché l'F-35 è un maiale volante. Va bene, non è una cosa, diciamo, accettabile dal punto di vista finanziario che si siano spesi gozzilioni di miliardi e fraccati di miliardi per l'AMI qui c'è la Marina Militare Italiana, per far funzionare l'F-35 con 19 aerei l'F-35 sulla portaerei, diciamo, Cavour, quando la USS Ronald Reagan ha 90 aerei. Quindi non ha molto senso l'idea di utilizzare l'F-35. Magari sarebbero stati più utili una bella schiera di missili da crociera superficie da 3500 km sul genere di Tomahawk, quanto un numero più alto di missili mare-aria come gli Aster e un cospicuo numero di missili antinave. Comunque, a parte queste considerazioni, il perno del bel webinar, io vi consiglio di andarci un'occhiata, perché indubbiamente parla sull'importanza del modello dei consorzi nel punto di vista della difesa europea. L'ammiraglio intervistato praticamente inizia il webinar con un'affermazione di cui io la sottoscrivo in pieno e sono completamente d'accordo. L'Unione Europea non è uno Stato, l'Unione Europea è una federazione, l'Unione Europea non è una federazione di stati, la Unione Europea è una confederazione di stati, ragione per cui l'Unione Europea non ha use armi, use navi, use air force, punto e basta, fine della discussione politica sulla UE. Io su questa considerazione, che sottoscrivo in pieno, cioè che l'Unione Europea non è uno stato e l'Unione Europea non è una federazione di stati e difetta della presenza, non essendo una federazione, difetta della presenza di use armi, use navi, use air force, su questa considerazione, che è come dire, che si fa riferimento all'idea della Chad de Gasperi, della buonanima di De Gasperi, che per lungo tempo ultimamente sarebbe stato etichettato come un neonazista dall'attuale corso politico e quanto anche dal corso del Vaticano. Ecco, infatti, dal punto di vista politico
in Italia e anche in Europa manca l'assenza di volontà politica. È perfettamente spiegabile, diciamo, questa assenza di volontà politica con l'ideologia leninista, che ha soppresso le idee di De Gasperi sulla CED. Il PC e la sua intelligenza non ha saputo mai partorire niente di diverso dall'ideologia marxista, applicando i deliri di Lenin, il quale nel 1915 sentenziò che gli Stati Uniti d'Europa sarebbero stati impossibili da farsi, oppure, se mai ci fossero stati, sarebbero stati un regime capitalista e reazionario, quindi ogni buon comunista avrebbe dovuto osteggiarne la nascita. Questa posizione leninista spiega ottimamente la realtà dei fatti del XX secolo e dei primi decenni del XXI secolo. Prodi, presidente della Commissione europea dal 17 settembre 1999 al 22 novembre 2004, tanto quanto Renzi, semestre europeo italiano nel 2016, non ebbero mai ad invocare gli Stati Uniti d'Europa, tantomeno provarono ad iniziare un dibattito europeo. Mr. B non volle uno Stato federale europeo, né mai ne fece menzione. Chissà, forse perché temeva il rischio che prima o poi sarebbero stati creati i reati federali, essendo, ecco, notoriamente sceso in politica Mr. B per interessi personali. Punto di domanda. Quindi, nel XXI secolo ad oggi, ecco, non ci si può lamentare se la UE è una confederazione di stati nazionali, essendo mancata la volontà politica. Ecco, alla fine della fiera non ci si può nemmeno lamentare se Soros e i Catarini, alleati di Soros, si sono comprati l'Unione Europea. Non ci si può nemmeno lamentare se la von der Leyen porta l'Unione Europea in guerra contro la Russia per l'Ucraina. Ecco, le azioni e le decisioni della von der Leyen, a mio avviso, dimostrano che è un ateo dem, perché l'Ucraina non è un paese NATO, perché l'Ucraina non è un paese UE. La Russia era il primo partner commerciale e energetico per l'Unione Europea, nonostante l'Unione Europea non abbia un proprio esercito, non abbia una propria marina, non abbia una propria aviazione militare. Quindi entrare in guerra con la Russia non era decisamente una decisione saggia per l'Unione Europea, una confederazione di stati nazionali. Ecco, nonostante l'Unione Europea non abbia appunto mezzi militari per difendersi da un attacco nucleare russo. E qui mi appello al profetico professor Meshain a Berlino sulla crisi ucraina nel 2014, ci trovate il link nella mia bloggata. Se volete espandere questi temi, il link lo trovate in descrizione. Quindi, ecco, non ci si può nemmeno lamentare se Mattarella, il governo Draghi, il governo Meloni, tutto il Parlamento italiano, ecco, tutti quanti portano l'Italia in guerra contro la Russia per l'Ucraina. Infatti l'Ucraina non è un paese NATO, l'Ucraina non è un paese UE. La Russia era il primo partner commerciale per l'Italia. Ecco. E qui si apre il discorso della strategia della rigenerazione di Soros osservata in prospettiva storica. E qui si entra nel core della bloggata audio, quanto del bloggata, che il link lo trovate in descrizione se volete andare a espandere questo tema. È una prospettiva storica della strategia della rigenerazione di Soros. Dunque, cominciamo con ordine. Il declino economico italiano, la crisi del 1992 e il suo incombente fisiologico epilogo. Ecco, qui trovate il link per andare a espandere che cosa accadde nella crisi del 1992 dei debiti sovrani, in particolar modo della situazione italiana. 1999, il governo D'Alema varò la legge sulla protezione umanitaria di tipo, diciamo, di natura prodiana. Ecco, nel 1999, invece di discutere sul rientro del debito pubblico italiano, si creò la cornice giuridica per trasformare l'Italia nell'isola di Mayotte. Cos'è l'isola di Mayotte? Ci trovate il link. È nient'altro che un dipartimento francese che però è nell'isola, una piccola isolina nelle Comore, quindi praticamente nell'oceano indiano tra il Madagascar e l'Africa, che ha tutta una serie di problemi. Ecco, l'obiettivo quindi della legge umanitaria prodiana varata nel 1999 aveva l'obiettivo di fare altro debito da sputtanare in spese correnti. La destra ha sempre finto di opporsi a questa linea politica, invocando un'invasione
Tuttavia, ecco, la destra non ha mai rimosso la legge sulla protezione umanitaria del 1999, che una volta soppressa emergerebbe il reato del codice penale di favoreggiamento dell'emigrazione clandestina e quindi anche la possibilità di fare respingimenti assistiti. La legge prodiana del 1999 non fu mai abrogata dal governo Berlusconi II dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005, non fu mai cancellata dal Berlusconi III 23 aprile 2005 al 17 maggio 2006. Questa legge sulla protezione umanitaria del varata nel 1999 non fu mai abrogata dal Berlusconi IV 8 maggio 2008 fino al 16 novembre 2011. Ed a quanto pare nemmeno il governo Meloni dal 22 ottobre 2022 non ha nessuna intenzione di abrogare, a quanto si capisce, perlomeno attualmente alla data di questo podcast, pare che non abbia intenzione di abrogare sulla legge sulla protezione umanitaria del 1999. 2001, la crisi finanziaria di subprime, toxic assets e debiti sovrani. Caso, probabilità, complessità. Se volete approfondire il tema trovate il link, però questa è un'altra crisi, diciamo, che ebbe cronologicamente a spuntare. Nel 2003, crisi SARS. Ecco, io non ho elementi per dire che la SARS possa essere in un qualche modo un prodotto artificiale, ma quello che è sicuro è che la SARS non diventò pandemia e nemmeno la viaria fu pandemia nel 2003. 2008. Il PD e il Movimento 5 Stelle distrussero la professoressa Cabo. Poi di questo ci farò un podcast a parte. Comunque anche questo è un fatto storico. 2009. La Grecia fece default, lo spread in Italia salì, Draghi svalutò l'euro finanziando i deficit dell'Italia contro la volontà di Bundesbank. 2011. Odyssey Dawn. Hollande voleva spostare i 400 miliardi di petroleuro in Unicredit per proteggersi dall'esposizione bancaria francese sui BTP italiani oltre 280 miliardi, avendo compreso, a giudizio di Hollande, che dopo la Grecia il prossimo default sarebbe stato quello italiano. Stati Uniti, Gran Bretagna, Hollande, NATO rimossero Gheddafi per il petrolio. La mancata successione in Libia non gestita dall'Italia ed è sicuramente il pretesto del regime changing in Libia. La sinistra acclamò la rimozione di Gheddafi, mentre la destra finse di opporsi. Leni delirava di Libia in due stati e godeva dal perdere le licenze di estrazione in favore di Total. Poi Obama tentò il regime changing in Siria, ma non gli riuscì. L'hollywoodiana minaccia ISIS era madre in, indovinate un po', ecco, se volete espandere potete trovare, diciamo, le informazioni collegate nella mia bloggata. Questo perché, ecco, gli sciiti erano avanzati nel sud Iraq. La Clinton ci perse le elezioni proprio su questo. Obiettivo geostrategico petrolarabo era costruire una collana di stati sunniti cuscinetto intorno alla penisola petrolaraba per difenderla dagli sciiti e dalla bomba demografica africana. Si attaccò l'Europa e poi si puntò al Caucaso con attentati in guerre urbane per indebolire anche l'euro ed infiltrare l'Occidente e contrastare la presenza francese in Centro Africa. Ecco, i geopoli europei fecero una figura di beep alla ennesima potenza. Ecco, l'ISIS minaccia globale scomparve in 7 giorni, Putin e Trump la rimossero, questa presunta minaccia globale, applicando del banale potere aereo tattico. 2013. Letta dal 2013. Governo Renzi, governi Gentiloni accelerarono sulla sostituzione etnica con 700.000 immigrati clandestini. Storia. Ecco, il rientro del debito pubblico fu rinviato con il consenso di UE, si giocò la stessa carta prodiana del 1999 con 4 miliardi all'anno sputtanati sine die nel business dei lavori finti dell'Africa Ferries con la benedizione di Bergoglio, che agitava l'immaginaria bandiera del razzismo italiano. Ecco, e adesso veniamo al noccio della questione. La strategia della rigenerazione di Soros. 6 dicembre 2013, Euronews, Grillo e lo speculatore George Soros hanno le stesse idee sull'euro. 12 settembre 2016, Project Syndicate, salvare i rifugiati per salvare l'economia europea.
15 novembre 2016, Secolo d'Italia, c'è George Soros, amico di Prodi, dietro le manifestazioni anti-Trump. 1 settembre 2016, Catholic News Agency, Soros Money tried to exploit Pope's whose visit to influence 2016 election. Quindi il Catholic News Agency riporta che Soros borsò money, soldi, per sfruttare la visita del Papa in America per influenzare le elezioni politiche americane del 2016. 4 maggio 2017, ADN Kronos, Grillo, che ci faceva Gentiloni con Soros? 19 giugno 2017, La Voce del Trentino, tutti i misteri di George Soros, il pirata della finanza, amico di Prodi. 19 ottobre 2018, Stampa, gli eurodeputati PD sono finanziati da Soros. 4 gennaio 2018, Giornale, così uomini di Soros hanno scritto il piano migranti del Movimento 5 Stelle. 7 ottobre 2019, Fanpage, Soros finanzia Movimento 5 Stelle. 15 ottobre 2019, ADN Kronos, ecco i finanziamenti di Soros a movimenti e ONG in Italia, radicali e PD. 15 settembre 2020, Il Tempo, quel legame da 2 milioni di dollari tra Soros e Papa Francesco, l'ungherese finanzia i gesuiti. 4 ottobre 2020, Giornale di Sicilia, da Assisi, Conte disse, dopo l'emergenza l'Italia dovrà essere una comunità rigenerata. SEC, Soros ebbe ad investire denari nel laboratorio cinese di Wuhan, questo lo dice la SEC. Trovate il link. George Soros ebbe a investire in Wuxi nel passato, quindi nella fabbrica, diciamo nel laboratorio sperimentale cinese a Wuhan, ma ecco, Soros non lo comprò, ci investì soltanto per un progetto non ben definito. 7 marzo 2022, Imola oggi, Palù, in SARS-CoV-2, nel gene che produce la proteina spike, appare inserita una sequenza di 19 lettere appartenente a un gene umano e assente da tutti i genomi dei virus umani, animali e batterici, vegetali, sinora sequenziati. La probabilità che si tratti di un evento casuale è pari a circa 1 su un trilione. 7 marzo 2022, Imola oggi. 1 marzo 2023, Euronews. Covid, per l'FBI la pandemia ha avuto origine in un laboratorio cinese a Wuhan. 1 marzo 2023, TGcom 24. Covid, il direttore dell'FBI. Molto probabile l'origine in un laboratorio cinese. 1 marzo 2023, NBC News. La Cina rifiuta, diciamo, i commenti dell'FBI circa il fatto che il virus Covid-19 e la pandemia si sia originata dalle perdite del laboratorio di Wuhan. Questi sono tutti fatti storici, trovate il link, la data, il titolo della fonte e il link per andare a espandere il tema. Quindi il 20 gennaio 2022 cade il lockdown a Wuhan, anche uno scemo avrebbe capito che era una cosa seria, il Covid era male in Soros, evidentemente, molto probabilmente. Questa volta fu ben profilato con tecnologia mRNA e dare colpa alla Cina. Poi il SARS-CoV-2 diventò pandemia. Ora, attenzione bene, l'attività di governo è per definizione l'effettuare scelte le quali causano impatti. Osservando gli impatti prodotti è possibile inferire quali fossero gli obiettivi che erano stati ricercati dai decisori. Covid-19 ha causato un enorme numero di morti tra malati ed anziani. Fatto. Da cui si deduce che non tutti gli anziani e i vecchi votano PD, Movimento 5 Stelle e Leo, ma lo farebbero tutti gli immigrati clandestini con Ius Soli a 5 anni o Ius Scholae. Tutti gli italiani vecchi infatti consumano pensioni, non lo farebbero però gli immigrati clandestini per ragioni anagrafiche. Secondo fatto, Covid-19 ha causato un enorme numero di morti tra malati ed anziani, da cui si deduce che tutti gli italiani vecchi e malati consumano sanità. Per converso, non lo farebbero gli immigrati clandestini per ragioni anagrafiche. Terzo fatto, il Covid-19 ha causato un enorme numero di morti tra malati ed anziani, da cui si inferisce che gli anziani hanno in media una bassa propensione all'acquisto, a differenza degli immigrati clandestini, che sarebbero ben felici di comprarsi un sacco di beni tedeschi, auto, frigoriferi, elettrodomestici, eccetera.
oppure beni americani, computer, smartphone, eccetera, oppure beni giapponesi e cinesi, elettronica di consumo, eccetera e quant'altro, senza curarsi del saldo della bilancia commerciale italiana. 4. Durante l'epidemia Covid è stata costante la tensione politica a far sbarcare immigrati clandestini in Italia, quanto a far sanatorie per gli immigrati clandestini, a cui si inferisce che gli immigrati clandestini, ecco, sarebbero ben felici di comprarsi un sacco di beni, tedeschi, americani, giapponesi e cinesi, senza curarsi del saldo della bilancia commerciale italiana. Gli immigrati clandestini sarebbero ben felici di votare PD, Movimento 5 Stelle e LeU, che gli hanno fatto una sanatoria, e poi PD, Movimento 5 Stelle e LeU vorrebbero dare ius soli, ius scole, e quindi gli immigrati clandestini per cause anagrafiche non consumano né sanità né pensione. 5. L'epidemia SARS-CoV-2 in prima ondata ha causato il lockdown e poi restrizioni severe nella mobilità interpersonale, questo anche in seconda ondata. Ecco, tutto questo, si inferisce, che tutto questo causa il massacro delle attività economiche piccole, inducendone il loro fallimento. In questo modo si implementa in Italia una ristrutturazione del capitale, lasciando più spazio di mercato alle aziende italiane più grandi e forti, che sarebbero sopravvissute al Covid e che alla riapertura successiva potrebbero occupare le quote di mercato delle più piccole imprese fallite. Ed è noto che in Italia la quasi totalità delle aziende italiane sia nelle dimensioni artigianali, piccola impresa. 6. SARS-CoV-2 ha causato una riduzione della speranza di vita media, da cui si inferisce una demitralizzazione della piramide demografica, che è diventata più appuntita e più bassa. Ecco qua, questi sono tutti gli obiettivi della politica di rigenerazione. Che cosa vi posso dire? Se volete espandere il tema, non è finito qui, perché nel 2022, per distrutturare il ricordo delle offensive batteriologiche scatenate dai governi del mondo, l'Unione Europea e NATO, contro la propria popolazione, che i mass media ebbero a coprire, per accelerare la detonazione di terza guerra mondiale in Asia e per lo shale gas ucraino, Theo Dam attizzarono la crisi in Ucraina del 2013. La von der Leyen, Draghi, Mattarella, il Parlamento europeo, il Parlamento italiano, la destra italiana sventolarono la bandiera di un nemico, la Russia, che però è un nemico immaginario, perché la Russia era il primo partner energetico europeo. E la Russia non aveva attaccato un paese UE, la Russia non aveva attaccato un paese NATO. Quindi appello alle dichiarazioni e alle rivelazioni che fa il professor John Mersheimer. Is aggressive NATO expansion to blame? Ecco, trovate il link e dalle parole, vive parole del professor Mersheimer, potete udire la verità o comunque una sua buona approssimazione. Professor Mersheimer non è un filoputiniano, ex militare dell'USAF, professore a Chicago, ideatore del Pivot in China. Professor Mersheimer, mai tradotto in italiano dal 2022 nelle trasmissioni TV in Italia, mentre su YouTube proliferano le interviste al professor John Mersheimer, che però non è mai permeato nell'agone mediatico dell'acquario asfittico del digitale terrestre. Ecco, poi c'è un'altra cosa importante: il 1 di maggio 2022 la Russia invase l'Ucraina, e poi diciamo il 1 di maggio 2022 per bocca di Lavrov disse che se alla Russia non gli fossero stati resi 500 miliardi che giacevano in banche occidentali, sarebbe stata guerra termonucleare globale. Ecco, il link lo trovate in descrizione, è un file su YouTube dove se potrete sentire per bocca di Lavrov questa cosa, che compare in modo abbastanza chiaro, ma che è stata ovviamente ignorata dai mass media italiani. Che cosa vi posso dire? Ecco, se volete espandere altre considerazioni, il link lo trovate in descrizione. Strategia di rigenerazione di Soros osservata in una prospettiva storica di cui si possono rintracciare parecchie tracce, quindi tutta una serie di retroterra storico di eventi che sono accaduti nel lunghissimo periodo e poi successivamente una serie di fatti più recenti che sono collegabili ad una serie di informazioni che sono note,
che sono emerse con il tempo, ma all'epoca nel 2020 queste informazioni non erano interamente note e non potevano essere parzialmente collegate, ma adesso lo sono, per le ragioni appunto degli obiettivi della politica di strategia di rigenerazione di Soros. Link per espandere questo tema, quindi, osservato in una visione storica, la strategia della rigenerazione di Soros osservata in prospettiva storica, il link lo trovate in descrizione. Per questa puntata è tutto, ciao, alla prossima.